Buona domenica, cari amici social follower del vostro Deluxe. Ovviamente, seppur non avendo fatto la recensione di Wrestlemania, non potevo assolutamente mancare a questo grandissimo appuntamento WWE con SummerSlam, edizione già dalle attese altissime che sono state contraccambiate secondo me alla maniera altrettanto grandissima. Partiamo in ordine cronologico. Nell'opener, quindi sfida di apertura, Liv Morgan, Rhea Ripley con un Dominic Mysterio che è stato praticamente protagonista, possiamo dire per il 70%, perché diciamo che dall'essere momentaneamente dalla parte di Rhea Ripley, quindi di essere contro Liv Morgan, poi insomma tutto un rimescolamento di carte che poi hanno portato alla beffa per la Ripley e alla vittoria e al mantenimento del massimo titolo mondiale del mondo femminile di Raw di Liv Morgan in quasi 16 minuti, e poi il bacio che tra Dominic e Liv Morgan, che dimostra che comunque questa rivalità potrebbe non essere finita. La serata è continuata con Bron Breakker che ha superato, possiamo dire, quasi nettamente Sami Zayn in meno di 6 minuti, però diciamo se l'è meritato tutto il titolo intercontinentale Bron, parente di uno dei tanti atleti della generazione d'oro degli anni 80-90. Terza contesa che ha visto Van Nett consacrarsi definitivamente battendo in meno di un quarto d'ora l'ex campione USA Logan Paul. Complimenti a LA Knight. Ora bisognerà vedere se sarà lontano dalle scene un po' Logan Paul. Quarta sfida di serata, Nia Jax, che grazie ad un aiuto di Tiffany Stratton, che è la Queen Money in the Bank, si è assicurata il titolo femminile di SmackDown, però c'è sempre la valigetta di Tiffany Stratton. E attenzione a un futuro sgambetto da parte della Tiffany per rubarsi il titolo da parte di Nia Jax. Quinta contesa della serata, Drew McIntyre che ha battuto CM Punk con Seth freaking Rollins come arbitro speciale in meno di 20 minuti. Qui possiamo dire che per quanto riguarda l'ottato, magari non c'è stato così tanto spettacolo, ma c'è stata una grande logica narrativa dove ovviamente gli screzi Drew McIntyre, CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins, CM Punk, Seth Rollins, e qui vi dico di più, cosa che sicuramente verrà. Anche per questa rivalità non è finita qui, perché chissà che non vedremo una sfida a tre oppure una sfida Rollins-CM Punk, vedremo. Pre-main event della serata, Gunther che grazie al tradimento e al turnil di Finn Balor su Damian Priest, con una tecnica sottomissione KO batte Damian Priest in meno di 17 minuti,
si assicura il titolo World Heavyweight Champion. E quindi praticamente abbiamo, se non imminente ma quasi, una sfida tra Finn Balor e Damian Priest. E chissà che non possa tornare il demone Finn Balor a chiudere la contesa, come vedete anche dall'immagine di video copertina, con il grandissimo ritorno di Roman Reigns, possiamo dire in un caos totale, in mezz'ora di caos totale tra interferenze, arrivi, Kevin Owens, Randy Orton, Tama Tonga, Toa Loa, Jacob Fatu, ma alla fine il protagonista diventa Is Back, The Tribal Chief, o potremmo dire, come magari si definirà tra pochissimo, Roman Reigns, The Original Tribal Chief, cioè il capo tribù originale, che è lui, che invece di colpire Cody Rhodes tradisce, turna il su Solo Sikoa e permette di mantenere il titolo a parte di Cody Rhodes, che però è stato avvisato immediatamente che Roman Reigns rivuole quel titolo che Cody Rhodes ha conquistato in quello di WrestleMania lo scorso aprile. Quindi SummerSlam molto bello, lottato possiamo dire a livello sufficiente medio, però le trame narrative sono state seguite tutte, almeno secondo me. Bene, ci vediamo ai prossimi appuntamenti e grazie mille per il vostro sostegno. Ciao!